Bene ragazzi, qui dietro di con Portal 2, quindi torna la partita, tiriamo le leve e vediamo cosa fanno. Credo che ci aprano questa porta, ok, sì, abbiamo fatto forse anche impazzire la pressione dei cose di pompaggio, no, forse no, va bene, allora niente, andiamo avanti. Wow, guarda quanto cazzo è immenso questo ambiente, ragazzi. Ok, devo smetterla di dirlo. Noi prima eravamo lì, quindi quel posto sì, esiste, ma non dobbiamo andarci perché è quello da cui siamo arrivati. Non vi gasate, non è un easter egg. Però in questa zona potrebbe esserci quel grande easter egg di cui vi parlavo. Cosa c'è qua dietro, Dio? Niente. Black Mesa, vedete? Guardo spesso come un elenco telefonico che ho firmato. Sono in pericolo. Noi tutti. Ok. Non macchiate quel bicchiere. Ok, ok. Allora, ragazzi, per andare avanti nel gioco, a parte che forse si può anche sparare lì dentro, no? No, ok. Per andare avanti nel gioco dovremmo, vedete, entrare qui dentro. Ma noi vogliamo gli easter egg, noi vogliamo sviscerare il gioco, vogliamo i suoi segreti. Quindi andiamo là sopra, ragazzi. Vabbè, quanto? Oddio, quanto mi sono sparato. Oh mio Dio. Con calma, con molta calma, ragazzi, scusate. Con molta calma, allora. Dobbiamo fare le cose con calma. Non come le ho appena fatte io. Allora, per uscire da questo posto credo che dobbiamo andare lì con lo stesso identico rimbalzo che ho appena fatto. Però noi vogliamo gli easter egg. E non so se è qua, però da qualche parte c'è quel molto interessante easter egg di cui vi parlavo. Mentre Cave parlava, ha nominato Black Mesa, ragazzi. Black Mesa è una cosa molto importante. Si può entrare. È qua, l'easter egg è qua, ragazzi, è qua. Ok. Ora vi dico una cosa e poi... Ma come è buggato questo tavolo? Ma no. Questo è immagino. Remember? Se vedi una tuta arancione, schiaccia il tasto rosso. Non mi ricordo com'era vestito Ratman. Però non credo che c'entri con lui. Boh, non lo so. Comunque ragazzi, allora... Cave aveva parlato, se magari finisse di parlare, se riesce a stare zitto, aveva parlato di Black Mesa. Ora, vi devo dire un secondo cos'è. Partiamo con le chicche di Portal. Cos'è Black Mesa? Black Mesa, io non ho giocato Half-Life, ma è uno degli ambienti in cui è ambientato appunto Half-Life. Per chi non conosce Half-Life, Half-Life è uno dei giochi più importanti della storia dei videogiochi, in poche parole. Ha rivoluzionato gli FPS, non che li ha creati, ok? Magari per quello c'è stato più Doom, però li ha rivoluzionati davvero un sacco, sia con Half-Life 1 sia con Half-Life 2. Non l'ho purtroppo mai giocato ed è una grave mia mancanza che devo poi mettere a posto. E prima è stato sempre fatto dalla Valve, e la Valve, appunto, sono quelli della Valve sono gli sviluppatori anche di Portal, appunto. Quindi, cosa vi sto dicendo in poche parole? Vi sto dicendo che c'è un grosso crossover fra Half-Life e Portal. Infatti, Cave Johnson prima ha detto: quelli di Black Mesa mi possono succhiare la mia bancarotta, e poi è stato interrotto. E c'è un easter egg qua. Là c'è una porta nascosta che è chiusa, ma se uno ci va, ci prova, vedete, si apre. Qualcosa che in pochi che hanno giocato a Portal hanno visto e che ovviamente ho il dovere civico di farvi vedere. Tutte queste porte sono chiuse, non provate neanche ad aprirlo, che tranne una, questa. E voilà, un gigantesco hangar di navi dove c'era là, vediamo se da qualche parte c'è il nome. Non so se da qua qualche parte c'è il nome, da qualche parte dovrebbe esserci perché se no io non lo potrei sapere. Non c'è il nome. Dove era attraccata la... non mi ricordo il suo nome. Ovvero una delle più importanti barche, mi pare, appunto, di Half-Life. Oddio, adesso
Non so come una barca, perché non mi pare che ci sia acqua, però ci sono, vedo dei cavi, dei quelli che sembrano salvagenti o cose così, quindi si vede che qua prima c'era l'acqua. E qua c'era appunto ancorata, da qualche parte c'è scritto, forse l'ha detto lui stesso ora che stava parlando, non ci ho fatto. Eccola, la Borealis, eccola, ok, la Borealis, ragazzi, che è appunto tratta da Half-Life. Quindi questo è uno dei più grossi e simpatici easter egg di tutto Portal 2. Abbiamo ancora molte chicche, state tranquilli, questa era solo una delle tante. E una di quelle che nessuno ha mai, cioè in pochi, a cui pochi hanno fatto caso. Adesso torniamo nel nostro mondo reale e andiamo a vedere cosa c'è qua dentro, che è dove in teoria dobbiamo andare. Ok, sempre dipinti di Kevin Johnson, guardate che uomo, guardatelo, guardatelo, cazzo. Osservatelo, non lo state osservando, guardatelo. Un uomo felice con 60 dollari, un altro uomo felice con 60 dollari, queste cose erano fatte per stimolare la gente a fare i test, infatti lui prima ha detto prendete il biglietto, li volete 60 dollari? Quindi sono fatte per stimolare la gente e anche qua pare che non ci sia nulla comunque. Remember, se vedi, l'ispettore Osha, giornalisti. Membri dell'FBI, ok, quello che facevano non era per niente a regola, non era per niente legale e non era per niente a norma. Questa sì, era solo la sala di attesa dei soggetti test, ok? Quindi niente di incredibilmente incredibile. Adesso andiamo là, piano però, andiamoci piano. Apriamo questo blu qua sopra e facciamo un bel saltone in basso, cercando di prendere, non l'ho fatto perché sono pirla, però si può fare. E eccolo qua, perfetto. Di pochissimo, cazzo. Oh mio Dio, ero finito. OMG, ok. Possiamo fare allora così e farlo di. Sì, si può fare in verità. Ok, ha senso. Ha molto senso. Facciamolo così. Ah, peccato che l'ho mancata malissimo. Aspettate che l'ho mancata un sacco. Olè. E da qua cerchiamo di rifarlo così e. Porca merda, lo stiamo sfiorando, ragazzi. Lo stiamo sfiorando davvero. Se no, andiamo secondo. Ah, ma questi cosi qua? No, credo che non servano, ok. Se no, qua dietro cosa c'è? Scusate, colpa mia, non ci ho guardato. Mi pareva fosse tutto bloccato con impossibilità, infatti, vedete, di sparare portali, ok. Come non detto, qui. Ah, aspetta, là c'è qualcosa però. Là c'è qualcosa. Cerchiamo di andare lì. Sì, vabbè, bella. Bella, dito. Bella, frella. XDXD. Bella, frella. Come ti va la Nutella? Basta cadere. Ok, allora andiamo là. Dov'è? È lì. Quindi, tipo là. E saltiamo qua dentro. Dovremmo farcela. Ole! Oh, sala controllo. Uè, GLaDOS! Abbiamo ritrovato GLaDOS. Vieni qua, bastardo, vieni qua. Lascia in pace GLaDOS. Lo so, è il core della stupidità, mi sembra anche no, normale. Sì, lo so, dobbiamo allearci, eccolo qua il punto, dobbiamo allearci con GLaDOS. E piano sembra anche buono. Le diamo una mano a riappropriarsi del suo corpo e dei suoi poteri. E lei, una volta ottenuti i poteri, ci lascerà andare via, liberi. E piano non è affatto male. Mi manca la forza per mentirti. Grazie, infatti, grazie. Vieni qua. Olè. E eccola qua, ecco la nostra nuova Portal Gun. Vedete che c'ha GLaDOS attaccata a uno dei bracci. E ora schiacciamo questo bottone. No, ancora non possiamo. Anzi, credo che lei fosse sopra il bottone. E tenendo schiacciato il bottone, lasciasse aperte cose. Eccesso d'ira.
Ok, finito, ti sei calmata. Vedete, questo qua non possiamo schiacciare. Comunque c'è scritto elevator control. Sì, c'è scritto elevator, quindi controllo dell'ascensore. Ma quale ascensore? Ah, quello. Ok, adesso sarà molto più facile arrivare lì. Molto bene. Very good, very good. Quindi saltiamo qui dentro e ok, vedete che era molto più semplice adesso arrivarci. Ok. Ci abbiamo fatta, abbiamo recuperato GLaDOS, ci siamo alleati, lei ci ha fatto un piano abbastanza buono e quindi si va avanti e vediamo cos'altro accade. Sempre più gasato, ragazzi, ci mancano ancora uno degli elementi nuovi grossi del gioco e i tre ancora gel. La realtà più che fuori mi ricevete i 60 dollari. Sì, ok. GLaDOS sta tipo. È andata nel panico appena ha sentito Johnson. Strana questa, particolare questa cosa. Il secondo gel! Secondo gel, ragazzi! Ok, subito così. E ora vi faccio vedere a cosa serve il secondo gel. Il secondo gel, guardate, ve lo mostro subito. Vedete, questo qui è arancione e vi fa fare esattamente questo. Ora vi faccio vedere. Intanto voglio un attimo dire cosa fa questa cosa. Ah, ok, alza e abbassa l'affare. Ok, il secondo gel serve a questo. Se voi ci camminate sopra andrete un sacco veloce. Ok, quindi questo è il gel della velocità. Ebbene sì, adesso cerchiamo di aprirlo pure qua. Cerchiamo di UMG. Come cazzo faccio? Allora, aspetta, aspetta, torniamo un secondo là. Se io vado qua. Devo superare questo baratro. Ah, minchia, c'è proprio l'acqua sotto. Figa! Fatta in maniera carina. Vabbè, non è fatta come in Uncharted, però non mi dispiace il modo in cui è fatta. Dobbiamo far arrivare il gel qua. Come cazzo facciamo? Come minchia facciamo a far arrivare il gel lì? Oh, piano. Allora, se io faccio così. Sono un po' confuso perché, allora, intanto faccio sporcare ovunque, così posso arrivare anche in fretta al bottone se ne ho bisogno. Posso fare così, 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 merda. Ma il bottone, cazzo, deve rimanere. Ah, vedete, se lo tengo in su, poi arrivo là, che c'è un'altra piattaforma. Ok, ma il punto è, come faccio a far arrivare il gel lì. Quello che mi turba è questo. Come faccio a far arrivare il gel qua? Il gel deve uscire da qua e bagnare tutto qui, no? Au! Ah, così, 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 forse, così. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ok, devo aprire il gel arancione. Ok, dovremmo aver bagnato tutto quanto. Ora ci entro. Io volo un sacco e eccoci qua. Ok, qui stessa cosa. Fuck, ho sbagliato, mi sa. Mi sa che ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato. Vediamo, io faccio così. Apro là quello blu. Quindi qua ci tengo questo arancione. Faccio così e apro quello blu. Quindi ora ricado qua. C'è il coso. Ah no, c'è il cubo lì. Ah, ok. Quindi faccio così e faccio così. Ok, ci prendiamo il cubo e ce lo portiamo via. Adesso si ritorna indietro. E direi stop. Adesso possiamo rimettere il cubo sopra il tasto in modo tale che ci alzi la rampa. E ora correndo saremo al secondo piano. Figata, ragazzi, figata estrema. Ancora però è spento, bisogna schiacciare quel tasto, credo. Quel tasto. Tanto là c'è una stanza, ma non credo ci si possa entrare, era solo un ufficio. Ok, allora. Ok, adesso come possiamo. Idea, 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 idea. Ok, ci arriveremo di qua. E voilà! Opla! Ok, figata ragazzi, questa cosa è stata genialissima. Attenzione, di là posso sparare un portale. Ah, vedete?
Si poteva entrare qua. Ok, ho trovato il modo per entrare qua. Kevin Johnson? Eh sì, sono Kevin Johnson e Caroline, immagino. Sì, mi sa che è Caroline. Ormai a vedere Vampire Diaries mi immagino Caroline sempre con i capelli biondi, ma non è per forza così. Ok, torniamo indietro e avete anche visto il dipinto raffigurante Cave e Caroline. Arriviamo a quella porta, che è quella finale di quest'area, e concludiamo il video. Se faccio così... Ok. Riempo qua di blu. Ok, allora, ok, credo di aver capito, credo che ci serva una spinta veloce che ci mandi veloce così, poi alla fine un pochettino di blu che ci faccia saltare fin là. Credo che funzioni così questo qua, vediamo. Se io faccio così, ok, ora ha colorato tutto di... Cioè, se io ora faccio così e salto, mi sa che muoio, no? Eh sì, ok, muoio, perché c'è la ringhiera. Ok, però noi possiamo fare in altri modi. Giusto? Possiamo trovare il modo per... Vediamo. Facciamo così, facciamo così. Ah, vedete, là ce n'è un altro. Allora, ok, è semplice. Allora, noi facciamo così. Poi spariamo un coso lì, un coso qui. E facciamo così. Ok, adesso abbiamo una cosa che ci fa andare veloce e poi rimbalzo. Perfetto, perfetto. Adesso, noi però dobbiamo arrivare là. Ok, là c'è una parete. E qua ce n'è un'altra. What? Ah, ok. Ok. L'avevo aperta male. Ok, l'idea ce l'ho. L'idea ce l'ho. Qua deve rimanere il coso blu. E attivo il coso arancione là. Ok, ora faccio così. E ora attivo il coso arancione lì. Così rimbalziamo, cadiamo qui dentro, usciamo da quello blu. Ok, ci vediamo nella prossima.